possiamo approfondirle. A me ha colpito molto la parte che riguarda la scelta. Questo libro su mio padre Giuseppe Bottai non avrei mai pensato di doverlo scrivere. Quando appunto sono andata in pensione, siccome mi è venuta voglia di guardare più a fondo sulla sua vita e sulla sua attività, e allora mi è venuta voglia di cominciare a scrivere, credendo di scrivere soprattutto un ritratto di famiglia. Invece le cose poi che lui ha fatto mi hanno attirata e ho capito che in quel caso dovevo andare a cercare, documentarmi seriamente, cioè cercare proprio sulle carte, sulle cose come erano andate. Anche se avessi trovato qualche cosa contro mio padre, dovevo dirlo così. Ne ho trovate nessuna, quasi, perlomeno qualche debolezza, ma nient'altro. Bottai non può essere solo identificato come un esponente del fascismo, che è e certamente non ha mai rinnegato di essere. Bottai è stato uno spirito critico e irregolare da sempre, porta la grave responsabilità di aver firmato le leggi razziali, ma porta l'onore di avere fortemente contrastato egli stesso il suo errore. Dopo aver riconosciuto questo errore, viene condannato a morte dal fascismo, si è opposto nel Gran Consiglio a Mussolini, si arruola nella Legione Straniera per combattere contro i nazisti, rischia la sua vita, e questa riabilitazione di Bottai però non arriva mai, nonostante egli abbia almeno il diritto di vedersi riconosciuto ciò che ha fatto di grande per la cultura italiana. Egli ha allevato il meglio dell'intellettualità italiana, che sarà poi nel dopoguerra comunista e di sinistra, non certo di destra, quella serie di istituzioni che vanno dall'Istituto Centrale del Restauro alle attività legislative come la legge di tutela del patrimonio italiano, delle belle arti e del paesaggio, straordinariamente anticipatrici. Quindi leggere Bottai solo in termini monocordi è sbagliato. È giusto darne una lettura critica, ma di questa lettura critica deve far parte anche il riconoscimento della sua originalità e anche il riconoscimento di una morte in solitudine che attesta la sua statura di un uomo che aveva rinnegato il fascismo, di cui era stato promotore, perché ne aveva colto la deriva assurda, era stato messo ai margini dallo stesso Mussolini quando lui in prima persona iniziò a comprendere questa deriva e a contrastarla. Quindi una figura complessa, il cui lascito ha talmente tanti, specialmente come governatore di Roma, aspetti importanti e positivi che non possono essere semplicemente dimenticati.